In questo caso abbiamo colto la differenza rispetto al fratello che abbiamo catturato nel 2016, il fratello Giuseppe Crea, dopo 10 anni di latitanza assieme a Crea a Ferraro Giuseppe, dopo 18 anni di latitanza, che invece fu scovato in un bunker che era stato creato in un costone della campagna di Maropati. Lui no, lui non viveva in un bunker, viveva all'interno di una villetta molto confortevole con affaccio sulla costa vibonese nella località Santa Domenica di Ricadi. E pur nella diversità però c'è un filo conduttore, un unico elemento che accomuna la famiglia, cioè quella di poter esercitare il controllo del territorio quasi direttamente sul territorio in uno stato di latitanza. Era stato latitante negli anni passati il padre Teodoro Crea, riconosciuto boss della famiglia da diversi anni, classe 1939, attualmente detenuto nell'ambito dell'operazione Deus. Era stato latitante, come dicevamo, Giuseppe Crea, classe 78, il fratello maggiore di Domenico, e lo era stato per una decina d'anni. È stato latitante per 4 anni e mezzo Domenico Crea, quindi questo significa che questi soggetti che fanno parte appunto di una cosca, diciamo fanno parte della classe dirigente della cosca che porta il loro nome, che opera su Rizzicolo e non solo, sono adusi a darsi alla latitanza proprio per accrescere il loro, tra virgolette, prestigio criminale, perché lo status di latitante è considerato anche come elemento che incute timore alla comunità e che consente loro di sottrarsi appunto ai rigori dei provvedimenti giudiziari e nello stesso tempo di esercitare quel potere mafioso. Ovviamente tutto questo fin quando la forza di polizia non interviene, come è successo a noi questa mattina, per porre termine allo stato di latitanza e assicurarlo alla giustizia. Ecco. Chiaramente quel blitz del 2016 era caratterizzato appunto da una situazione ambientale completamente diversa. Lì operavamo, non sapevamo che ci fossero le armi, potevamo intuirlo, ma l'abbiamo saputo quando abbiamo fatto l'irruzione. Però lì l'irruzione è stata portata avanti, come dicevo, in una campagna aspra, in una campagna che ricordava, e se voi avete così la possibilità di andare su YouTube, come penso ce l'avete tutti noi, ancora ci sono, circolano dei video in cui si vede proprio una sorta di intervento in un paesaggio quasi quasi vietnamita. Questa volta no, però anche questa volta siamo andati attrezzati di tutto punto. È vero che noi pensavamo fondatamente che il latitante Crea Domenico fosse in compagnia dei familiari, della moglie e delle piccole figlie, ma tuttavia abbiamo preso anche noi le misure, è il caso di dire, per un intervento che è stato un intervento soft, sì, nel senso che non c'è stato bisogno di usare la forza perché appunto si è esaurito intanto in pochi secondi. Abbiamo fatto l'irruzione, abbiamo assicurato il latitante, dopodiché abbiamo pensato anche con personale femminile alla moglie e alle 2 bambine, in modo che appunto le piccole non subissero nessun tipo di trauma vedendoci ammanettare il padre o comunque vedendo un blitz, diciamo, di tipo aggressivo, di tipo violento. Non c'è stato bisogno, il latitante stesso non ha posto resistenza, si è consegnato a noi, ora sta sopra negli uffici della squadra mobile. Completeremo da qui a qualche ora le procedure previste dal codice di rito, dopodiché sarà portato in carcere per rispondere ai debiti che ha con la giustizia. Deve scontare una condanna definitiva di 21 anni e mezzo, poi ci sono anche alcuni processi in corso, quindi è, diciamo, destinatario di misure cautelari, e quindi notificheremo tutti questi atti per porlo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.